Stazione centrale di Matera, sono le 10:15 circa, le delegazioni hanno fatto ufficialmente il loro ingresso, le vedete le auto d'ordinanza alle mie spalle, le navette sono pronte a trasportare i grandi della terra del summit a Palazzo Lanfranchi, da lì prenderanno avvio le fasi cruciali di questa fase materana, lucana e poi pugliese del G20. Entro questa giornata la firma della dichiarazione ministeriale di Matera, zero fame nel mondo entro il 2030. Molte aspettative, eh? Speriamo molto oggi. First time? Yeah. Ministro. Buongiorno, ciao, ciao. Presidente, l'accoglienza c'è, le ciliegie anche, il convoglio è appena arrivato in stazione, i grandi della terra passano da Matera e dal convoglio predisposto, è tutto pronto. Sì, siamo a Matera, il nostro lavoro è finito, è terminato, devo dire che è stata una grande responsabilità confermata e una grande iniezione di fiducia. E la Farnesina, il ministro in primis, ci tenevano a portare i grandi della terra da Bari a Matera per questo evento a bordo del nostro treno. E d'altronde la nostra mission è proprio quella di unire Puglia e Basilicata lungo la tratta Bari-Matera e quindi adesso riprendiamo in una fase proprio di ripresa e resilienza, sperando di dare un segnale di futuro attraverso proprio una incrementazione della area logistica integrata di Puglia e Basilicata. Una grande occasione itinerante di promozione del territorio. Ma questa era una ripartenza, noi ci poniamo appunto a dimostrare questo, una ripartenza come collegamento Bari-Matera, una ripartenza dei territori. Abbiamo inteso promuovere il nostro territorio con ciliegie della Orchidea di Lutigliano, con biscotti di Celli e Messapia, con taralli di Altamura, perché proprio ci interessava non solo promuovere la nostra azienda per un'occasione strepitosa e straordinaria, ma soprattutto promuovere il territorio. Dobbiamo imparare a fare sistema, dobbiamo credere anche in una macro regione, quella della Puglia e della Basilicata, credo che sono temi importanti che oggi abbiamo avuto l'opportunità di promuovere.